Passiamo alla prossima relazione, la dottoressa Simona D'Enrico, logopedista e psicomotricista, che ci parlerà della ricerca della sintonizzazione madre-bambino. Salve. Allora, io sono, collaboro con l'istituto da 22 anni, ed è un tempo lunghissimo, e ho fatto molte esperienze, in particolare con l'autismo e soprattutto con i bambini molto molto piccoli. E l'esperienza che abbiamo maturato in questi anni ci ha fatto rendere conto che non soltanto il bambino andava accompagnato nel percorso terapeutico, ma era fondamentale percorrere tutta questa strada con il genitore, perché il successo terapeutico si raggiunge nella fiducia e nella collaborazione reciproca. Nell'osservazione della diade madre-bambino emergeva costantemente che la necessità del genitore era quella di creare una relazione nella quale si potessero fare delle richieste prestazionali. Guardami, prendi, tira, chiedimi, come si chiama questo? Questo l'abbiamo sentito tantissime volte in terapia, prima di stabilire un rapporto con il bambino. Prima quindi occorre stabilire una relazione significativa, profonda, di fiducia, comprensione e accoglienza. Le richieste nascono più da un'esigenza del genitore, ma sono lontane dalle esigenze e dalle aspettative del bambino. I nostri piccoli mandano tantissimi messaggi, utilizzando strumenti ai quali spesso non siamo abituati a dare importanza o valore. Questi strumenti sono tutto ciò che ha il bambino a disposizione, al di là del linguaggio, e cioè ha il corpo, la sensorialità, il gesto, il movimento, la voce, il suo ritmo personale, e potremo andare avanti ancora a lungo. Il bambino invia, utilizzando questi strumenti, numerosi messaggi che spesso non siamo pronti a decodificare, anche perché non sono accompagnati dalla parola, che per noi adulti invece è di fondamentale aiuto nell'attribuzione di significato a qualsiasi azione. Se il messaggio del bambino non è chiaramente riconoscibile, anche perché non siamo in ascolto del suo canale, rischiamo di privarlo della sua intenzionalità comunicativa e ci perdiamo la possibilità di rinforzare, di strutturare e nutrire il canale comunicativo che il bambino ci offre. Dobbiamo imparare a conoscerlo, questo bambino, a conoscere le sue reali possibilità, accettarlo, rispettarlo nelle sue manifestazioni, anche quelle che non sempre ci piacciono o riconosciamo come comunicative, e dobbiamo invece trovare ai suoi comportamenti bizzarri e ripetitivi un significato relazionale. Possiamo porre le basi di una relazione se siamo in ascolto dell'altro, ma dobbiamo essere in ascolto anche di noi stessi, in ascolto delle sensazioni e delle emozioni che in quel determinato momento stanno emergendo, ed avere fiducia nel proprio sentirsi. Se la nostra meta è fare delle richieste di giochi seriosi, senza considerare le reali caratteristiche ed esigenze e richieste del bambino, abbiamo perduto la nostra capacità di sentirlo e di essere con lui. Saper stare con il bambino ci consente di non fare richieste con strumenti che non siano in sintonia con le sue reali caratteristiche. Se riusciamo a trovare un contatto di fiducia e accoglienza, possiamo pensare di poter raggiungere la capacità di interpretare un'azione, di dare una finalità a quei gesti, a quei movimenti, che ci potrebbero risultare altrimenti incomprensibili. Gesti e movimenti ripetitivi, che spesso sono poco sopportabili, soprattutto per un genitore. Il nostro percorso tiene in considerazione da molto rispetto per la figura genitoriale, in particolare, in questo caso, materna. Già così messa alla prova nelle sue aspettative, il genitore va aiutato a ritrovare una sua dimensione, un suo spazio come persona e non solo come genitore di. Alla base vogliamo giocare, vogliamo divertirci, vogliamo ricreare quell'intima conoscenza madre-bambino che troppo spesso viene a non essere nutrita con i nostri bambini così complicati. Per poter leggere i messaggi dei bambini, abbiamo proposto alle mamme alcune sedute di terapia solo per loro. La loro reazione è stata, ovviamente, finalmente del tempo solo per noi, senza i bambini. E si sentivano male a dire così, perché sembravano togliere spazio ai propri figli così già in difficoltà. Adesso vediamo insieme il primo video. Se ci azzeccano, insomma. Con lo sguardo scegliamo un'altra persona.
che può essere una persona che ci ha colpito perché ha degli occhi che ci piacciono, perché ci sta simpatico, perché in quel momento ha lanciato lei. Ma potete notare che anche questo video è un po' datato. Ok, cominciamo a girare e vediamo. Lavoriamo sullo sguardo, sul saper agganciare l'altro con lo sguardo. E vi assicuro, alle volte è più facile con i bambini. Abbiamo preso, dovete accettare per forza. Vi dovete unire a noi, ci siamo. Sotto braccio. Questa vicinanza è molto difficile. Condividono uno spazio ristretto, respirano insieme. E non possiamo neanche dircelo verbalmente. Quindi dobbiamo vedere chi è più forte. Posso parlare solo io lì, e loro no. Dittatura. Volutamente siamo passati da una situazione di rilassamento, respirazione condivisa, a un momento di spinta, di uso della forza. La risata, il divertimento, nascono da soli. Stiamo riattivando dei corpi che spesso non sono più ascoltati. Ma te la guardi, mi raccomando, non fate entrare nessuno. Qui abbiamo proposto un altro gioco a queste mamme, a coppie. La dovete portare voi perché non vedono, potrebbero sbattere. Si stanno accompagnando a fare un'esperienza bendati. Voi aspettate lì. Preparano un percorso da far fare alle loro compagne. Ed ecco qui una mamma un po' avventata e l'altra mamma che non sa dare un contenimento sicuro. Allora interveniamo noi dall'esterno per poterle dare un modello di riferimento. Il tocco forte o leggero fa sì che la paura vada via o rimanga. La blocchi. Anche il nostro di atteggiamento è importante, non c'è giudizio, c'è un accompagnare all'esperienza. Un'altra cosa che abbiamo proposto, su quel tavolo c'è dell'acqua, le signore sono bendate e chiediamo di mettere le mani, non sanno che c'è l'acqua ovviamente perché sono bendate, e prima la signora tampiccia un po', no? Fa come il gatto, poi la invitiamo a fermarsi e ad ascoltare. Respiriamo insieme con dei movimenti circolari. E poi con la stessa delicatezza e accoglienza asciughiamo le mani. E non le asciughiamo tirando via, le asciughiamo accarezzando. E questa è una cosa che tante volte chiediamo alle nostre mamme di fare con i loro bambini. Un'altra mamma un po' più in difficoltà, un po' più dura fisicamente. Allora tocchiamo meno la pelle di questa mamma, le mani della terapista sono meno aperte sulle sue, le lasciamo un po' di libertà di respiro. Non si sente bene, ma respiriamo rumorosamente insieme, accompagnando il movimento, spalla a spalla, le mani insieme. Questo è un momento un po' difficile per le mamme, perché un conto è giocare e un conto è sapere di ricevere una carezza che è tanto diversa dal massaggio.
mamme abituate a darle le carezze, a dare gli abbracci, ma a non riceverle spesso, perché è difficile ascoltarle. Per noi il canale di comunicazione corporea e tutti i canali sensoriali del bambino sono da esplorare. Ma come prima cosa... Attenzione però, attenzione, è un gioco ma è un'esperienza corporea, quindi... Come prima cosa sono da riconoscere e accogliere. Per questo il nostro primo obiettivo è quello di ascoltare, guardare. Sentire il bambino, solamente così saremo in grado di trovare uno spunto, il filo che il bambino ci porge per entrare in contatto e in comunicazione con lui. Ogni bambino è diverso dall'altro, l'abbiamo sentito tante volte in queste due giornate, ha il suo modo di sentire, ha la sua sensibilità e le sue caratteristiche personali, ha una famiglia con una struttura relazionale propria e unica. Saper leggere e cogliere questo codice comunicativo diventa determinante nel dialogo non verbale di conoscenza e accettazione con i genitori e con tutte le figure adulte di riferimento che con lui sono in relazione. Quando la sensorialità non si sviluppa in modo omogeneo, non si integra nelle sue varie parti e sfaccettature, interrompe il fluire delle sensazioni e della comunicazione emotiva tra il bambino e i suoi genitori. A questo punto diventa importante supportare i genitori nel ritrovare un canale comunicativo con il proprio figlio che permetta loro di riappropriarsi dell'intima sintonia nel dialogo emotivo-corporeo. Aiuta, ma... Qui vediamo due bambini piccoli, circa 3 anni, tra i 3 e i 4. Con le loro mamme, siamo seduti in terra ed ecco che il bambino ha bisogno di scaricare e anche di richiederci un contatto. Abbiamo smesso di toccarlo e di cercarlo e lui non se ne va, rimane lì con noi. E sceglie di mettersi nella sagoma dell'omino, riconoscendosi. Il primo istinto è quello di toccarlo, andare lì e vedere che cosa ci dice il suo corpo. Ma il suo corpo non voleva in quel momento il massaggio. Voleva giocare, voleva una comunicazione intima, morbida, circolare. Questo bimbo non si toglie da lì, sta cercando gli occhi. Ed è tutto nei suoi occhi, nella sua comunicazione attraverso questo morbido corpo. Poi, ecco qui, restituito alla mamma, più calmo, più tranquillo. Ed ecco questa mamma bravissima che lo accarezza e lo coccola. Non sappiamo se abbiamo ben decodificato quello che il bambino ci stava chiedendo di fare, però sembra di sì. Nel momento in cui il bambino si avvicina alla mamma, il terapista si allontana. La sagoma è stata riempita, chi si è permesso? E quindi la riapre, tolgo tutti i pezzi e mi ci rimetto. E quindi un po' sollecito la mamma ad entrare con il bambino, perché sembrava proprio una richiesta di stare in relazione con lei. E allora a richiesta andiamo sulla pelle, non solo sopra i vestiti, e ovviamente ci va la mamma, non il terapista. La mamma ha bisogno di parlare per rompere un po' questa intimità che si viene a creare. Lo accarezziamo e andiamo a ridefinire i suoi confini corporei una volta, dalla testa, il braccio, la pancia, le gambe e i piedi. E poi io mi fermo e dico, vediamo se ho indovinato. Sì, me lo stava proprio chiedendo, era proprio quello che voleva. Siamo riusciti a decodificare quello che lui ci stava chiedendo, perché eravamo in ascolto. L'emozione è molto forte. Piano, piano, piano. Bravo.
E allora, visto che batte la testa, andiamo lì a cercare di calmarlo. E poi giochiamo sugli arrotolamenti. I bambini condividono uno spazio molto ristretto e le mamme si guardano e condividono. E poi questa mamma fantastica accetta di condividere il corpo del suo bambino con un altro e dopo averlo fatto rotolare me lo dà, fidandosi che non succederà nulla al suo bambino. Ed ecco qui che lavoriamo noi giocando sul ritmo, sul rumore e riconduciamo il bambino a quell'approdo sicuro, tranquillo e accogliente. Ma la mamma sa che non deve tenerlo solo con sé, deve aprirlo all'altro e me lo restituisce, accompagnando dolcemente il movimento del bimbo. Ed ecco qui un'altra capriola. Nella condivisione di uno spazio molto stretto, i due bambini giocano insieme con la mediazione del terapista. Salta su, vieni, lo fa, si attacca e giocando andiamo a restituire il bambino, tutti i bambini, alle proprie mamme per tranquillizzarli. Ecco perché è così importante che il genitore non si disgreghi davanti alle continue disconferme delle sue aspettative e delle sue strategie di relazione e approccio comunicativo con il proprio figlio, ma accetti, conosca, ascolti ciò che il bambino gli porta. Ora vediamo l'ultimo pezzettino. Questi sono gli stessi bambini di prima, con l'aggiunta di altri, e fanno un percorso. Questo è possibile perché prima abbiamo creato un rapporto sicuro, abbiamo stabilito una relazione significativa con il bambino. Nella nostra proposta di attività di gruppo con le mamme e poi con i loro bambini sappiamo anche che quel singolo bambino deve lavorare sulla capacità di gestire le frustrazioni, sull'organizzazione emotiva, sulla capacità di fare categorie, sull'organizzazione spaziale e temporale e su tutto lo sviluppo cognitivo e linguistico, sull'espressione grafica. In ogni seduta, quando il lavoro con il genitore ha creato le sue basi, mostriamo, spieghiamo il significato di ogni singola attività. Anche un gioco semplice come la palla o un percorso permette al bambino di affrontare e crescere in quelle aree così fondamentali per il suo sviluppo. Ogni attività ha obiettivi molteplici. Il genitore, ora più disponibile ed aperto ad ascoltare il proprio figlio, crea nel bambino maggiore tranquillità e disponibilità, perché sa che verrà capito nelle sue esigenze. La diade madre bambino sta imparando a fidarsi e a riconoscersi come parti fondamentali di un rapporto profondo e ineguagliabile, così come può esserlo solo il rapporto madre-figlio. Grazie.